giorno. Buongiorno a tutti. Non siamo, come sapete, degli improvvisatori e quindi ci siamo dedicati a stendere una dichiarazione che amerei leggervi dall'inizio alla fine. Abbiamo in questo incontro manifestato al Capo dello Stato la nostra preoccupazione per questa crisi di governo. È una crisi particolarmente grave perché aperta in un momento delicato per la nostra nazione. L'Italia dovrà affrontare di qui a qualche settimana una manovra economica particolarmente pesante di almeno 30 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA, il crollo dei consumi che si è verificato in tutti i paesi che hanno aumentato l'IVA di 2 o 3 punti significativamente in questi ultimi tempi in Giappone. Ho avuto modo di sentirmelo dire direttamente dal capo del governo giapponese, e per evitare una pesante recessione per le famiglie, per i cittadini, per le imprese. Una manovra attesa con particolare attenzione dall'Europa, dopo i disastrosi precedenti che non sono serviti al Paese, ma ci hanno trasformati in osservati speciale. Non riferisco le frasi con cui la signora Merkel e Jean-Claude Juncker hanno definito il precedente governo, perché credo che siano delle frasi che farebbero male a tutti. 14 mesi dopo le precedenti consultazioni, il fallimentare esperimento di governo ha indebolito pesantemente l'economia italiana, al punto che oggi rasenta la crisi con un debito pubblico più alto, che ha superato il livello di guardia, con un divario tra nord e sud che è aumentato, senza che sia stata approvata l'autonomia richiesta dalle regioni. L'esperienza appena conclusa dimostra che i progetti di governo si costruiscono col tempo. L'esperienza si costruiscono tra persone e idee compatibili tra loro, non dopo il voto, ma prima del voto. Quindi un governo, secondo noi, non può nascere in laboratorio. Un governo non può funzionare se è basato soltanto su un contratto. Forza Italia ha condotto un'opposizione seria, coerente e responsabile in Parlamento, cercando di correggere molti errori e di migliorare per quanto possibile i provvedimenti presentati dal Governo. Con lo stesso senso di responsabilità che abbiamo dimostrato finora e che è stato molto oneroso in termini politici al nostro movimento, oggi mettiamo in guardia dal rischio di un esecutivo frutto di una nuova maggioranza tra diversi, una maggioranza improvvisata che esiste solo in Parlamento e non nel Paese, una maggioranza che non rispecchia assolutamente la maggioranza degli elettori italiani. La mera coincidenza di interesse tra forze politiche che si sono contrastate fino a pochi giorni prima non può essere certo la base sulla quale costruire un esecutivo stabile e credibile, e costituisce piuttosto una presa in giro degli elettori, un tradimento delle loro volontà. Un governo fortemente sbilanciato a sinistra, come quello ventilato in questi giorni, sarebbe poi pericoloso per le imprese, per lo sviluppo, per la sicurezza, per le garanzie e la libertà di tutti i cittadini. Esiste il rischio concreto che, di fronte alle difficoltà di bilancio ereditate dal passato, si ricorra ad un'imposta patrimoniale che metterebbe in pericolo il risparmio degli italiani e comprometterebbe definitivamente le prospettive di crescita. Abbiamo sentito parlare anche di una traduzione dal francese della legislazione tributaria sulla casa,
che in Francia è la più alta in Europa, e di la legislazione francese sulla donazione e sulle successioni, che arriva addirittura a un prelievo da parte dello Stato del 45% di quel gruzzolo che un padre e una madre, con il lavoro, con il sacrificio, con il risparmio, sono riusciti a mettere da parte durante la vita e su cui hanno già pagato, nel costruirlo, il 50-60% di tasse. Che poi su questo patrimonio da passare ai figli e ai nipoti arrivi lo Stato che prenda quasi la metà di questo patrimonio, ci sembra una cosa inaccettabile ed anche una cosa assolutamente immorale. È persino superfluo aggiungere che in nessun caso Forza Italia è disponibile a partecipare ad operazioni politiche di questo tipo, ad alleanze con chi abbiamo contrastato in campagna elettorale e che esprime una visione del Paese diversa ed opposta alla nostra. Dopo tanto avventurismo, il Paese ha invece bisogno di un governo stabile, un governo solido, coeso, con un programma coerente, con una forte legittimazione democratica. Bisogna fornire risposte ai problemi degli italiani. C'è bisogno quindi di un esecutivo autorevole che restituisca al Paese una rispettabilità e una considerazione europea ed internazionale che oggi l'Italia non ha, dopo le pericolose sbandate degli ultimi mesi. Un esecutivo che scongiuri qualsiasi ipotesi avventurosa di uscita dall'euro o dal processo europeo e che al contrario consenta all'Italia di contare in Europa e di tutelare i nostri interessi nazionali come spetta di diritto a un grande paese fondatore dell'Unione Europea. Noi di Forza Italia, che siamo in Italia in assoluto rispetto a tutte le altre forze politiche, i continuatori, i garanti, i testimoni della tradizione liberale, della tradizione democratica, della tradizione cristiana e garantista, della civiltà occidentale e dei suoi principi, proponiamo il modello di centrodestra che governa oggi moltissimi comuni, la maggioranza delle regioni italiane e che ha dimostrato di funzionare bene in oltre 25 anni. Il centrodestra è la maggioranza uscita dalle urne alle scorse elezioni politiche del 5 marzo 2018 ed è oggi la maggioranza naturale degli italiani, come confermato da tutte le tornate elettorali regionali e da quasi tutte le tornate amministrative dell'ultimo anno, come anche confermato dalla molteplicità di sondaggi che sono avvenuti negli ultimi mesi. L'Italia ha bisogno, secondo noi, di un centrodestra moderno, europeo, liberale, credibile, capace di parlare all'intero Paese e di farsi ascoltare in Europa e nel mondo. Un centrodestra con una chiara ed inequivoca vocazione atlantica ed europeista, in grado di realizzare una seria politica di contenimento della spesa e di taglio delle tasse, una vera riforma delle istituzioni che riconsegni l'effettiva sovranità agli elettori, una più forte tutela della sicurezza e della libertà dei cittadini anche attraverso la assolutamente necessaria e urgente riforma dell'ordinamento giudiziario. E voi sapete che nei nostri programmi, per semplificare, noi diciamo che noi dobbiamo guardare soprattutto a salvare gli italiani dall'oppressione giudiziaria, dall'oppressione fiscale, dall'oppressione burocratica. Per realizzare tutto questo occorre costituire in Parlamento una maggioranza di centrodestra che corrisponda al sentire degli italiani. Qualora non sia possibile realizzarla, la strada maestra è una sola: le elezioni anticipate.
Questo è il suggerimento che ho formulato al Capo dello Stato nel quale Forza Italia ripone la massima fiducia per le scelte che riterrà opportuno di operare. Ringrazio tutti voi per quanta pazienza avete dimostrato lasciandomi leggere tutto in fondo e vi dico che attenzione al futuro. Ci sono in giro dei programmi che metterebbero a zero tutta l'editoria, non solo quella televisiva, ma tutta l'editoria anche della carta stampata. E quindi il male che può venirci addosso è un male grande che non riguarda soltanto una parte della popolazione, ma riguarda tutti noi. A tutti voi gli auguri più cordiali ed affettuosi di ogni bene per voi e per le vostre famiglie. Grazie.